Il 500 tra Giorgione, Tiziano e Correggio. La storia dell'arte raccontata da Filippo Daveri. Corriere della Sera. Il 500 tra Giorgione, Tiziano e Correggio. 500 vuol dire che siamo in pieno Rinascimento. Col 600 arriverà il Barocco. Venezia è la nascita della pittura tonale. Venezia nel primo Cinquecento compie un percorso artistico originale che ignora la svolta avvenuta tra Firenze e Roma. L'esperienza veneziana rappresenta quindi la grande alternativa al Rinascimento maturo del centro Italia, ugualmente ricca ma fondata su differenti premesse. La ricchezza economica della città, la suggestione della laguna e gli ideali della cultura locale contribuirono a formare un linguaggio figurativo sensibile al fascino del mondo fisico e delle emozioni visive. Protagonista di questo rinnovamento è Giorgione, che superò le convenzioni rappresentative dell'arte del Quattrocento, concentrandosi sulla possibilità della pittura di imitare le cose naturali. Egli si fece interprete di una nuova resa spaziale basata sullo stacco dei piani di colore, graduati nella loro intensità luminosa per suggerire le vibrazioni dello spazio naturale, dando inizio alla cosiddetta pittura tonale. A questa innovazione si riferì tutta una generazione di pittori veneti, a partire da Tiziano, lasciando una traccia anche nelle ultime opere di Giovanni Bellini. La rivoluzione tonale di Giorgione. A Venezia Giorgione compì i primi passi verso l'invenzione di un nuovo stile pittorico, ricoprendo un ruolo simile a quello che a Firenze era stato di Leonardo. Come Leonardo, infatti, anche Giorgione avverte l'esigenza di superare la maniera quattrocentesca, concentrandosi sul problema dell'imitazione della natura. Approdò così alla creazione della pittura tonale, una pittura senza disegno, dove il colore diviene per la prima volta un mezzo autonomo di espressione. Il colore dato a macchie senza un profilo preciso dà vita a immagini morbide e atmosferiche. La resa dello spazio non viene più affidata al reticolo prospettico, ma ai piani di colore che all'interno di un impianto tonale unitario si distaccano per una diversa intensità luminosa. I dati documentari relativi alle vicende biografiche e all'attività di Giorgione sono assai scarsi. Delle opere documentate solo un frammento degli affreschi del fondaco dei tedeschi è sicuramente identificabile ancora esistente. Per il resto suppliscono in parte al silenzio dei documenti e la descrizione di diverse sue opere presenti in collezioni private veneziane compilate dal patrizio veneziano Marcantonio Michiel. In parte le notizie contenute nelle vite di Giorgio Vasari. Il catalogo di Giorgione comprende oggi solo 6 o 7 dipinti riconosciuti come sicuramente autografi da tutta la critica. Fra le prime opere figura la Palla di Castelfranco, eseguita tra il 1504 e il 1505. Tra quelle più celebri vi sono alcune tavole di formato ridotto, dai temi ermetici, eseguite per una cerchia ristretta di aristocratici intellettuali. I tre filosofi, la Venere dormiente e la tempesta. A queste si aggiungono il ritratto di Vecchia e due dipinti scoperti grazie agli studi della fine del XIX secolo, la Giuditta e il ritratto di Giovanni di Berlino.
Vasari colloca il Giorgione tra i fondatori di quella terza maniera che noi vogliamo chiamare la moderna, ossia dello stile del Rinascimento maturo. Lo storico mette in relazione la novità della pittura di Giorgione con la conoscenza delle opere di Leonardo, enfatizzando così l'importanza delle matrici toscane nell'arte del pittore veneto. In effetti, come Leonardo, anche Giorgione si concentra sul problema dell'imitazione della natura. Scusate. E in particolare della resa della fusione atmosferica delle forme, adottando però una soluzione figurativa completamente nuova e diversa da quella del maestro fiorentino. Giorgione, infatti, secondo Vasari, usò non di meno al cacciarsi avanti le cose vive e naturali e di contraffarle quanto sapeva il meglio con i colori e macchiarle senza far disegno, tenendo per fermo che il dipingere solo con i colori stessi, senza altro studio di disegnare in carta, fosse il vero e meglio modo di fare. Lo stile classico del fondaco dei tedeschi. Nel 1507-1508 Giorgione fu impegnato nella decorazione della facciata del fondaco dei tedeschi sul Canal Grande a Venezia, grandioso ciclo che avrebbe potuto rivelare lo stile monumentale del pittore, ma che purtroppo è andato quasi completamente perduto perché condotto ad affresco in un ambiente impregnato di umidità e di salsedine. Tra i fregi orizzontali e le finestre del palazzo erano dipinte figure umane e intronichi di gusto classico, affreschi che furono staccati dall'edificio nel 1937 e che ora sono conservati alla Galleria dell'Accademia. Di queste figure rimane solo un frammento di affresco, staccato, raffigurante un nudo di giovane donna, alle cui forme si può oggi risalire grazie a un'incisione del XVIII secolo. Si intende comunque come l'artista affronti il tema classico del nudo e lo risolva per mezzo di un'articolata struttura del corpo e soprattutto attraverso la forza del colore. Purtroppo in gran parte perduto, che rende la vivezza delle carni. Alla decorazione del fondaco partecipò come collaboratore di Giorgione anche il giovane Tiziano. Giorgione e le opere allegoriche. Il rinnovamento pittorico di Giorgione non si limitò solo al procedimento tecnico di una pittura senza disegno, basata esclusivamente sui valori cromatici, ma riguardò anche un altro aspetto di primaria importanza, l'elaborazione di nuovi temi figurativi. Dalle fonti e dalle poche opere superstiti appare chiaro che Giorgione dipinse prevalentemente piccoli quadri da stanza di soggetto profano, per un pubblico colto, capace di intendere complesse allegorie e significati simbolici. Giorgione stessa partecipava ai circoli intellettuali, dilettandosi di poesia e coltivando uno speciale talento come suonatore di liuta e cantore. Nei tre filosofi, nella Tempesta e nella Venere dormiente, i temi trattati sono probabilmente il risultato di lunghe e dotte discussioni con i committenti e di profonde meditazioni dell'autore sui concetti di natura e vita, la tempesta, di bellezza femminile, Venere dormiente, dell'idillio tra gli uomini e la natura, tre filosofi.